Assessore, ci sono delle novità per quanto riguarda i parcheggi a Teramo, di che cosa parliamo, che cosa presentiamo? È una misura, quella dell'avviso di cortesia, sulla quale lavoriamo da circa un anno, perché il quadro normativo è veramente complesso, quindi con una serie di passaggi nostri amministrativi, con il sostegno della Prefettura di Teramo, abbiamo trovato una soluzione. Questa mattina abbiamo deliberato in giunta l'attivazione dell'avviso di cortesia. In che cosa consiste? Ad oggi il ticket scaduto era sanzionato come codice della strada, naturalmente. E quindi terminato insomma, il ticket, la durata del ticket, si veniva sanzionati. Da adesso in poi, quindi da adesso in poi nel senso il tempo dell'attivazione sui parchimetri, una quindicina di giorni, 20 giorni, sarà possibile invece non sanzionare più per ticket scaduto, ma verrà posto sul parabrezza, al posto della sanzione, un avviso di cortesia. L'utente prenderà l'avviso e attraverso il parchimetro potrà sanare il parcheggio, quindi pagando insomma, la durata restante del parcheggio. A questo si aggiunge un costo di 3 euro per il servizio che serve a scoraggiare l'utilizzo dell'avviso di cortesia, cioè che cosa significa? Che l'utente potrebbe pagare solo mezz'ora, abituarsi a pagare solo mezz'ora e magari sperare che non arrivi l'avviso di cortesia e quindi pagare il parcheggio meno di quello che deve, e quindi c'è un sovrapprezzo di 3 euro per l'avviso di cortesia che serve proprio a limitare al minimo l'utilizzo di questo strumento. Al termine della giornata, quindi alle 20:30, tutti coloro che non hanno sanato l'avviso di cortesia poi verranno sanzionati. Quindi è questo, aggiungiamo una tolleranza all'interno della stessa giornata per sanare l'avviso scaduto e veniamo incontro a tutte quelle situazioni che erano oggettivamente ingiuste, perché tante volte è capitato a molti di non riuscire a pagare in tempo il parcheggio, magari anche a persone anziane che non utilizzano la tecnologia e che non facevano in tempo, quindi era un'ingiustizia reale che avevamo registrato e dovevamo sanare. Ripeto, sotto l'aspetto amministrativo delle norme ci sono sentenze della Cassazione molto molto rigide su questo, era un quadro molto complesso e solo grazie a tutti gli uffici, all'unione di tutti gli uffici e degli assessori coinvolti siamo riusciti a portare a casa questo risultato.